pensato per i contenuti. Quindi non ci interessa. 40 ospiti, oltre 20 proiezioni, 10 finalisti, 3 lezioni di cinema, uno spettacolo teatrale, un esperto di animation 3D. Sono questi alcuni dei numeri della 13ª edizione del Mitreo Film Festival, in programma, come sempre, nella splendida cornice del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, da martedì 10 a sabato 14 dicembre. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il presidente del Mitreo Film Festival, Paola Mattucci Ventriglia, il direttore artistico, Lucilla Minnino, il sindaco della città di Santa Maria Capua Vetere, Biagio Di Muro, il presidente del Consiglio Comunale, Dario Mattucci, e gli assessori Troianiello, Rinaldi e Munno. È la 13ª edizione di un Mitreo Film Festival che è nel segno dell'amministrazione di San Maria, quella di promuovere il territorio e soprattutto la cultura. Ci sono state tante iniziative, voglio ricordare una per tutte, La città sotto la città, che ha portato migliaia di visitatori non solo nell'anfiteatro ma anche nei ritrovamenti sparsi un po' in tutta la città. Abbiamo fatto proprio qualche giorno fa è finita la settimana sulla disabilità, che ha visto delegazioni da tutta Europa venire qua e ricordare che le differenze, le barriere devono essere abbattute. Ci sono tante attività in atto e noi continueremo a seguire tutto ciò che è promozione e cultura. Il direttore artistico Lucilla Minnino ha riassunto le 5 giornate del festival, tutte articolate e ricche di appuntamenti, dalle mattinate con le scuole ai pomeriggi con lezioni di cinema e, in ciascuna serata, proiezioni, ospiti e tante sorprese. Ma la struttura del festival rimane sempre la stessa, rimane un concorso per cortometraggi, per sceneggiatura di cortometraggi, abbiamo come ogni anno la mattinata della legalità, la mattinata dell'Unicef con un tema insomma saliente che quest'anno è il femminicidio o comunque la violenza sulle donne. La novità sta nei contenuti, la struttura è più o meno quella, i contenuti voglio dire le persone che noi abbiamo invitato, quest'anno abbiamo grandissimi autori come Vilma Labate, Mimma Nocelli, Esmeralda Calabria che è una montatrice pluripremiata ma è diventata anche autrice con il suo documentario Beautiful Country, e poi abbiamo degli autori un po' più giovani ma che si stanno affermando per il valore dei loro contenuti, che loro difendono, anche un po' particolari, anche dei generi ben precisi, ecco, fuori anche un po' dal comune, ma che per questo si stanno facendo conoscere. E abbiamo organizzato nei pomeriggi in particolare queste che noi chiamiamo lezioni di fare cinema, dove proietteremo i lavori di questi autori e loro verranno a parlarne in modo che il pubblico possa fare delle domande, possa chiedere, e quindi in qualunque cosa noi faremo ci sarà sempre un confronto con il pubblico. Questa è sicuramente una chiave che probabilmente negli altri anni non c'è sempre stata. E abbiamo il professor Zaccaria che interviene gentilmente con un intervento, scusate la ripetizione, su diritto, perché lui è stato presidente di Recinema, ha fatto parte della RAI, ha fatto parte dell'ente cinema, ma adesso lui è un professore di diritto e quindi interverrà in materia di cinema dal punto di vista del diritto e ci illuminerà un po' su qual è la situazione. Vorremmo che i nostri finalisti in particolare, che sono poi i giovani autori che si affacciano al mestiere, possano avere un panorama più completo, perché si tende sempre a dire produttore non dà soldi, nessuno dà soldi, in realtà bisogna anche capire qual è il contesto in cui i produttori lavorano e come decidono, e quindi vogliamo anche fornire questo punto di vista, perché vuole essere per i finalisti un momento in cui possano avere delle risposte, perché i giovani autori, io lo sono anche, tendono a non capire quali sono i criteri, chi va avanti, chi non va avanti, quindi è giusto anche che loro possano avere un panorama completo, dal diritto, cioè da quella che è la legge, ai criteri con cui un produttore decide. Ad aprire il festival, martedì 10 dicembre alle ore 18:30, sarà la mostra di Massimiliano Mirabella, mentre a chiudere, come di consueto, la serata dedicata alle premiazioni in programma sabato 14 dicembre. Slogan di questa edizione del Mitreo Film Festival: i pazzi osano dove gli angeli temono d'andare, come spiega il presidente Paola Mattucci. Noi
essenzialmente punteremo però a dare la possibilità, attraverso i dibattiti che seguiranno le varie proiezioni, quello di portare invece un'immagine, diciamo, del territorio creativa e produttiva, che al di là della realtà, diciamo, che comporta, ecco, non poter nascondersi quelle che sono le problematiche legate al territorio stesso, nello stesso tempo però a dire che questo territorio è un territorio molto ricco di grande professionalità e grande forza di recupero, e quindi su quello noi vogliamo puntare essenzialmente, perché ci sono tanti, diciamo, ragazzi che hanno tante cose da dire, tante cose che vorrebbero fare, e noi dobbiamo fare in modo che possano essere, diciamo, agevolati in questo loro, loro desiderio, questi loro sogni. Il territorio non è soltanto, diciamo, una terra dei fuochi, ma è tanta forza creativa, anche economica, che da questa situazione un po' incresciosa potrebbe ulteriormente averne danno, perché chiaramente una promozione, una pubblicità negativa di un territorio fa sì che molti ne scappino o che non consumino più a loro volta i prodotti della terra dove loro vivono, e questo è un danno ulteriore. Insomma, invece noi vorremmo dare un messaggio di positività e di reazione ad aiutarsi gli uni con gli altri, perché di questo oggi c'è essenziale bisogno. Al di là di quello che sono poi i temi, noi tratteremo molti temi all'interno del festival, perché i contenuti sono molto importanti per noi. Siamo un'associazione, appunto, senza scopo di lucro, e questa presentazione di festival è un luogo dove a fine anno noi mettiamo su tutto ciò che durante l'anno abbiamo coltivato e abbiamo elaborato, costruito, creato. Per cui autori giovani, alle prime esperienze e anche non, nomi di prestigio come per esempio Vilma Labate, Esmeralda Calabria, Nino Cianci, ce ne sono tantissimi che hanno voluto solidarizzare con noi, perché hanno accettato di venire al nostro festival con lo spirito con cui noi stessi glielo abbiamo chiesto, di aiutare una terra in questo momento di difficoltà, ma soprattutto di dare, diciamo, un contributo culturale che è molto forte sul nostro territorio e a cui loro hanno subito aderito, e noi di questo li ringraziamo.